E anche nel nuovo anno, appena cominciato, si iniziano a registrare i suicidi nelle carceri. È successo la notte scorsa a un uomo nel carcere romano di Re Bibbia, si è tolto la vita. Vediamo eh, i particolari nel servizio di Matteo Parlato. Aveva 53 anni e è il primo detenuto suicida di quest'anno. In 49 si sono tolti la vita nelle carceri italiane nel 2013. L'anno precedente sono stati 60. L'uomo... Accusato di omicidio, era in attesa di giudizio ed era da poco stato trasferito dal carcere romano di Regina Celi. La Federazione Nazionale Sicurezza della Cisle, che ha dato la notizia, ricorda la drammatica situazione del sovraffollamento delle carceri: 65.000 detenuti a fronte di 45.000 posti, e nello specifico di Re Bibbia dove, sottolinea il sindacato, a fronte di 1.200 posti nel carcere ci sono oltre 1.700 detenuti. La Corte europea dei diritti dell'uomo nel gennaio 2013 ha giudicato le condizioni dei detenuti in Italia una violazione degli standard minimi di vivibilità che determina una situazione di vita degradante. Una situazione sì degradante per i detenuti, ma che ha anche pesanti ripercussioni su chi nelle carceri lavora e che costringe il personale della vigilanza a raddoppiare i turni di lavoro e coprire più postazioni contemporaneamente.